non è certo una novità che Douglas Costa sia uno dei giocatori bianconeri che potrebbero lasciare Torino durante il prossimo calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha un contratto pesante ed è stato più volte bloccato da numerosi infortuni, ma ha ancora molto mercato. Per questo la Juve potrebbe prendere in seria considerazione la sua cessione, soprattutto se il suo sacrificio servisse per far rifiatare le casse societarie o per raggiungere alcuni grossi obiettivi in entrata. Douglas infatti potrebbe anche costituire una preziosa pedina di scambio, magari per arrivare a nomi importanti come ad esempio quelli di Paul Pogba o Mauro Icardi. Insomma, l'addio di Flash è una possibilità concreta. E se veramente l'esterno offensivo classe 90 dovesse partire, allora Paratici dovrà trovare il giocatore giusto con cui sostituirlo e qualche idea già ci sarebbe. Nelle scorse ore infatti Sky Sport ha svelato un nome a sorpresa che sarebbe finito nel mirino della vecchia signora come possibile sostituto di Douglas Costa. Stando quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe puntato i riflettori su Jeremie Boga del Sassuolo che, come riportato da GianlucaDiMarzio.com, ha appena trovato l'accordo con il Chelsea per togliere la recompra che il club londinese vantava sul calciatore ivoriano. Fabio Paratici sembrerebbe apprezzare molto le qualità dell'attaccante esterno classe 97 e vorrebbe approfittare degli ottimi rapporti con il Sassuolo per intavolare una possibile trattativa, anticipando la concorrenza che è molto folta e agguerrita. Il Napoli pare essere una delle squadre più interessate a Boga, ma ora la Juve sembrerebbe essere scesa in campo concretamente per contendere agli azzurri una delle sorprese più importanti ed interessanti dell'ultimo campionato di Serie A. Con ben 8 gol e 4 assist in 24 partite, il 23enne sembra aver convinto la vecchia signora a sceglierlo come possibile erede di Douglas Costa, ma ovviamente bisognerà anche trovare un accordo con gli emiliani. Il Sassuolo infatti vorrebbe trattenere il giocatore anche in vista della prossima stagione e per lasciarlo partire chiederebbe almeno 30 milioni di euro. Come detto però, gli ottimi rapporti tra bianconeri e neroverdi potrebbero risultare decisivi e facilitare l'affare, magari anche con l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite al club emiliano per abbassarne le pretese economiche. Ad punto Jorginho. Il ragazzo è felice al Chelsea, ma due top club europei mi hanno contattato. Sarri lo stima molto. Ai microfoni di Radio Musica Television, João Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato del possibile futuro del giocatore. Per il passato che hanno avuto insieme, posso dirvi che Sarri stima molto Jorginho. Non abbiamo però avuto contatti. Il mio assistito ha ancora un contatto di 3 anni con il Chelsea ed è felice, ma se arrivasse un'offerta mai dire mai. Due top club europei, tra l'altro, mi hanno già contattato. Quando è arrivato qui a Londra era difficile, in quel momento, pareggiare l'offerta per un altro club italiano. La Serie A ha perso sicuramente un talento.